Ogni costruttore realizza le proprie imbarcazioni seguendo una sua filosofia. Absolut ci ha abituati da sempre a interni molto ariosi, con uno splendido affaccio sul mare. E per esaltare ancora di più questa qualità, hanno realizzato Absolut 60 Fly. Mi piacciono le nuove idee, le soluzioni che ti fanno sgranare gli occhi e ti fanno dire: ma come mai non ci aveva ancora pensato nessuno? Siamo a bordo di un flying bridge che merita un'analisi del progetto per un confronto con altri simili yacht. Osservate come la tuga sia stata portata molto avanti. Ci sono svantaggi? Hanno ridotto il ponte di prua, ma in realtà è organizzato come al solito: il prendisole, il divanetto fronte marcia, un altro opposto e al centro il tavolo estendibile. L'area tecnica per le manovre è compatta ma funzionale. Con questo layout hanno guadagnato spazio abitabile dal parabrezza sino a poppa e adesso andiamo a vedere come lo hanno sfruttato. Un pozzetto senza confronti, grandissimo, lunghissimo, che cambia il modo di vivere la barca. È un'area conviviale all'aperto, trasformabile, cambiando la posizione degli arredi. Si può aggiungere il tavolo da pranzo a scelta tra due modelli, entrambi per 6 persone. Tende perimetrali a movimento elettrico riparano il pozzetto sui 3 lati esterni. Questa piattaforma è così grande che potete sistemarci anche un paio di sdraio e poi tutta la zona può essere protetta con una tenda che arriva sino all'estremità della plancia bagno. Un'area così non la trovate su un altro 60 piedi. E da qui si accede alla cabina per il marinaio che ha 2 cuccetti. Questa è un'altra area da vivere all'aperto, oppure al chiuso, circondando tutta l'area sotto l'hardtop con dei trasparenti, e quello di poppa è scorrevole. Sull'hardtop ci sono pannelli fotovoltaici capaci di generare una potenza di picco di 1,5 kW. Quassù non manca nulla, cucina con frigo, ice maker e grill, zona pranzo con tavolo di tech per 6 persone e area relax verso poppa da allestire con arredi freestanding. I parapetti trasparenti non vi fanno perdere nemmeno un centimetro di panorama e sono stati certificati dopo prove di resistenza, li hanno presi a martellate, quindi ci possiamo fidare. Siamo in alto e quei sedili avvolgenti sono ideali per farci sentire in pieno comfort e sicurezza. La plancia è super accessoriata e questo prendisole e il divano accanto alla postazione di guida ci fanno navigare in compagnia. Torniamo all'interno per ammirare i dettagli del salone. Notate che i montanti sono ridotti. Abbiamo la possibilità di far circolare l'aria aprendo ovviamente la porta di poppa, ma anche la finestra sul lato di sinistra e la porta del pilota sul lato di dritta. Abbiamo visto come all'esterno si possa modificare l'arredamento. Ebbene, anche per il salone si possono scegliere diverse configurazioni. Questa è la configurazione più tradizionale, con il tavolo e il divano di fronte alla cucina, ma qui potremmo avere un grande mobile contenitore e spostare il tavolo presso quest'altro divano. Potremmo anche aumentare l'accoglienza aggiungendo qui una poltrona e riducendo la dimensione di questo mobile. È già tutto previsto. Tutte le versioni hanno la medesima cucina con un frigo da 220 litri, congelatore, microonde, lavastoviglie, 4 piastre a induzione, pensili e stoviglie firmate Absolut. Il pagliolo è di noce, lavorato per ottenere un ottimo grip. Il quartiere armatoriale si trova a prua, ben al di sopra della linea di galleggiamento, dove lo scafo aumenta il suo vaglio e offre una cabina senza eguali per dimensioni e panorama. La soluzione, sperimentata sulla gamma navetta con grande soddisfazione per gli armatori, viene utilizzata per la prima volta anche su un'unità della serie Fly. Qui ci troviamo su un piano diverso da quello del ponte cabine e siamo separati dagli altri locali e anche dalla scala, pertanto godiamo di un'ottima riservatezza. La massima distanza dalla sala macchine rende poi questa cabina armatoriale molto silenziosa, sia in navigazione sia alla fonda, anche quando il generatore è in moto. Le finiture sono di pregio, velluto,
cuoio per il testaletto, legni intarsiati, marmi. L'armatoriale è poi completata dalla cabina armadio e dal vanity vista mare. Il bagno è splendido, è grande e ha due oblò. Due porte scorrevoli danno accesso alle due cabine ospiti, una con letto matrimoniale, vanity, mobile di stivaggio, armadio e grande finestra. L'altra con due letti singoli, sempre con una grande finestra e un capiente armadio. Ciascuna cabina ospiti ha il proprio bagno. Infine un locale tecnico che serve anche da grande vano storage. Già da alcuni anni Absolute ci ha abituato a plance tecnologiche e esteticamente impeccabili. Che passiate poche ore o molte ore nella postazione di comando è fondamentale essere comodi, perché questo migliora anche la sicurezza e qui vi assicuro che la posizione di guida è impeccabile. Oltretutto l'altezza della mia testa e quindi del mio sguardo non cambia se mi metto in piedi. Perfetto! L'Absolute 60 Fly è equipaggiato con due sistemi Volvo Penta IPS 950, vale a dire propulsioni pod drive e motori diesel da 6 cilindri 10,8 litri da 725 cavalli a 2500 giri minuto. Sono i V11. Stressiamo un po' questo sistema di propulsione. Metto un motore in folle e agisco solo sull'altro, come se volessi simulare il guasto a una linea. Vediamo se riusciamo a planare. Oh sì, con un solo motore, velocità di 12 nodi e lo scafo è in planata. Il controllo dell'assetto e della sbandata è affidato a un sistema automatico che regola gli interceptor a seconda della velocità e delle condizioni. Ma in questo momento non lo sto utilizzando perché l'imbarcazione ha comunque un giusto angolo di trim che mi permette di vedere benissimo e di navigare anche con prestazioni ottimali. Il lavoro combinato di Absolute Yacht e di Volvo Penta porta a risultati, direi, favolosi in termini di guida dell'imbarcazione, perché è tutto così semplice, è tutto così facile. Senti che il timone è morbido, è preciso, la reazione dello scafo è dolce, progressiva e il comfort, anche quello acustico, sono di altissimo livello. In questo momento stiamo navigando a una velocità di circa 18 nodi e mezzo. Il consumo di carburante è intorno agli 8,2 litri per miglio, ma se regolo l'assetto, abbassando un po' gli interceptor, anche per affrontare le onde di questo traghetto, riesco a stendere lo scafo sull'acqua, riesco ad abbassare l'angolo di trim, a migliorare la prestazione energetica, quindi a consumare meno carburante e ad andare anche più veloce. Ecco il risultato, senza aver toccato il gas siamo arrivati oltre i 19 nodi e mezzo e il consumo è sceso a 7,6 litri per miglio. Mi sono portato al massimo regime di crociera, che è di 2200 giri, e ho regolato gli interceptor al 25% della corsa per ottenere anche in questo caso la migliore prestazione. 24 nodi, 8,1 litri per ogni miglio di navigazione. E adesso non ci rimane che mettere giù la manetta. Ok, vediamo cosa riusciamo a fare. Virata alla massima velocità.
Ora si potrebbe pensare che un fly così alto, anche con un hardtop, possa avere un angolo di sbandata esagerato. No, perché buona parte del ponte superiore, ma soprattutto quasi l'intero hardtop, sono realizzati di fibra di vetro e di carbonio. Velocità massima dell'Absolute 60 Fly, 29 nodi, a 2500 giri minuto. Quando scopri che una barca con soluzioni innovative ti fa stare ancora meglio a bordo, non puoi che essere soddisfatto. Quando poi, dopo il test dinamico, ti rendi conto che tutte le variazioni tecniche, come lo spostamento in avanti della tuga e della cabina armatoriale con i loro pesi, non hanno comportato alcun problema tecnico, beh, allora sei consapevole che questo è veramente un progetto molto interessante.